Un campione di un centinaio di studenti per ogni scuola superiore di Prato, una volta al mese, si sottoporrà al tampone antigenico rapido. I dati raccolti serviranno all'ASL Toscana Centro per monitorare l'andamento del virus all'interno degli istituti scolastici. La prima campagna di screening è partita questa mattina dall'Istituto Buzzi, coinvolgendo 25 alunni. In ogni scuola vengono individuate 5 classi, una di prima, una di seconda, una di terza, una di quarta e una di quinta. E sempre queste classi saranno screenate con questa metodologia. Inizialmente sono 5 ragazzi per classe, poi la settimana dopo si va diciamo a fare lo screening sui secondi 5. Poi i terzi 5 la settimana dopo e così via, fino a diciamo, ad avere tutta la classe screenata. Finito questo primo step, si ricomincia dai primi 5 e questo in tutte le classi, dalla prima alla quinta. Il progetto dura fino a giugno e chiaramente ha l'intento di valutare la circolazione del virus all'interno della scuola con questo campione. Le classi sono state scelte in base al calendario delle lezioni in presenza, mentre i ragazzi hanno aderito in modo volontario. La percentuale è molto alta, soprattutto nella quinta. Credo sia un'iniziativa molto bella perché comunque può monitorare l'andamento del virus anche all'interno della classe e nella scuola. Non ho avuto esitazione ad accettare questa cosa perché personalmente l'avrei fatto anche a pagamento se ci fosse stato il bisogno per insomma, monitorare appunto la situazione. Secondo me è fondamentale avere dei comportamenti sani anche fuori da scuola perché all'interno comunque le misure di sicurezza sono state prese, abbiamo la distanza tra i banchi, anche con i banchi a rotelle, però è fuori da scuola che si crea confusione. Anche durante le vacanze di Natale sono stata in casa. Ho evitato anche di vedere amici. Lo screening a scuola è un ulteriore tassello di un puzzle che la provincia ha contribuito a realizzare. Arriveranno nelle prossime settimane di tamponi rapidi che potranno essere eseguiti qualora in classe, durante le lezioni, si possa manifestare situazioni di sospetto Covid e i ragazzi potranno andare direttamente a fare appunto questo tampone rapido.